Allora gente, rieccoci. Luigi's Mansion 3, noi dovremmo essere vicini alla fine. Siamo nella zona dell'attico e questa è la proprietaria dell'hotel, che è sostanzialmente il cattivo del gioco, ma non è l'unico. Anzi, c'è Rebu, che effettivamente è molto più cattivo ed è effettivamente inquietante. È l'unico personaggio veramente inquietante del gioco. Quindi, gente, mi dispiace come ci siamo fermati l'ultima volta, però adesso la finiamo, ok? Benissimo. La finiamo questa avventura. Andiamo, procediamo. Hello? Bene, bene, bene. Non pensavo che avresti avuto la stoffa per arrivare fin qui. Un fifone come te, chi l'avrebbe mai detto? Hai messo a soqquadro il mio hotel, hai catturato il mio staff con quell'aspirapolvere e soprattutto hai avuto la faccia tosta di sottrarmi il mio tesorino, la mia preziosissima poltermicia. Fatto bene, maledetta gatta, questo non doveva succedere. Wow! Non saresti dovuto riuscire a scappare via da Rebu come il più misero dei codardi. Se ti fossi lasciato intrappolare in quel quadro, Rebu mi avrebbe lodato per la mia abilità. E invece, ho perso tutto a casa tua. Vogliamo iniziare? Dovrò occuparmi io di te. In questo modo Rebu si fiderà nuovamente di me e si renderà conto di quanto possa essergli utile. Sei pronto, Luigi? Fammi divertire, dai. Ci siamo, ragazzi. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare, ragazzi. Cos'è sta roba? Ah, che gioia! Ok, qua bisogna farci entrare Luigi, probabilmente. Che cosa... Aspetta un attimo. Allora, fatemi capire un attimino cosa devo fare. Quello rimane fermo qui. Aspetta, magari... Aspetta, fatemi capire. Andiamo giù. Questo di qua. Ok, vediamo questo. Bam. Ok, uno è andato giù. Probabilmente si riesce anche con quest'altro. Perfetto. Grande. Wow. Manu, grazie mille dell'abbonamento. Grazie infinite. Oh cacchio. Allora, torniamo a Luigi. Allora, vediamo cos'altro si può fare. Au. Sono stato colpito. Aia. Mi ha colpito un'altra volta. Ah, senti, ma questo non posso... Ah, sì, giusto, scusa, che scemo. Va al diavolo sto ragno. Ok, staccato anche questo. Andiamo un po'. Se posso. Dove va a finire? Ok, di qua. Devo essere un po' più veloce nel fare queste cose. Ok, l'ho staccato tutto. Oh,
Vediamo che fa. No, è ricomparsa lì. Non c'ho abbastanza. Aspetta, proviamo con l'aspirazione doppia, va. No, non funziona. Fatemi pensare cosa posso. Ah va. Aia. Dovrei un attimino. Oh, Luigi, grazie mille dei beats. Via. Come faccio a levarglielo quello specchio del cavolo? Fatemi pensare. No, vedi, allora, con questo non si può fare. Allora, sì. No, non riesco a portarglielo via con l'aspirapolvere. Vediamo. Magari in una maniera o nell'altra. No, la ventosa non funziona. Chissà cosa si potrà fare. Magari. Aspetta. Aspetta. Allora, vediamo se mi riesce questa cosa. No, allora, forse devo essere un po' più veloce. Vieni qua. Sto ancora cercando di capire bene come fare. Ah, ok, bastava fare così, cioè, ok. Ok, bene, io lo davo per scontato che non fosse così facile. A volte, sapete. Secondo me Mori attiva la macchina. Ok. Sì. Che simpatico. Oh cavolissimo, ok. Va bene, non è un problema così. Magari riesco a fare qualcosa del tipo. No, eh. Ah, no, un'altra volta. Allora. No, 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 devo prima spegnere questi, assolutamente. Allora, il percorso non è difficile, adesso che l'ho imparato si fa la svelta. Ok, grande. Andiamo di qua. No! Ah. Beccata. C'ha un sacco di punti vita però questa qua, maledetta. Dai. Comunque ci siamo. Porca miseria, buongiorno. Scusa, come diavolo faccio, mo?
No. No. Scusa, come... No, questa non so come evitarla. Questa proprio non so come evitarla. Vediamo un po', ragazzi, ma... L'altro che l'ho capito, una volta capito un attimo il meccanismo su come fare velocemente, non è difficile. Però... Boh. Ah, che pallissime! Aia. Forse magari riesco a... No, assolutamente no. Dicevo. Dai. No, vabbè, dai, allora è inutile. Cerchiamo di prenderci il nostro tempo. No, si è sfasciato. Maledetto. Ecco, ok, questo. Allora, questo si evita, questo non è un problema, è quell'altro il problema. Quell'altro non so proprio come fare. Ah, no. Vai di sotto. Dai, un attimo, anche perché forse... Forse si riesce a scapparlo pure senza... Ok, grande. Vabbè, un po' che... Cioè, ci ho provato, però con tre effettivamente non è una grande idea. Un'altra volta questi. Andate pure al diavolo. Ma perché va via quello? Almeno un paio. Ma che palle. Che stress. No, mo di nuovo questo. Vabbè, allora, adesso. Con tre... No, dai, vabbè, effettivamente potrei pure farcela. Con tre, vieni qua. Esatto. Qui va bene. Qui va benissimo, qui va benissimo. Insomma, mica tanto. Vabbè. Ok, due. Ce l'ho fatta! No, ok, dai, ce l'ho fatta! Benissimo! Ciao TikTok! Grande! Benissimo! Adesso sono tornato bello pieno di vita. Oh! E adesso? Yeah, ho liberato Mario. C'è solo un problema però. Manca la principessa. Yeah. Way to go, Mario. Luigi. Oh. Oh, yeah. Come on, this way. This way. Let's go. Let's go. Come on. Ha. Oh yeah. Mario? Oh, ok. Ok, dove andiamo di bello adesso? Sto rilevando una presenza insolita dietro quella porta. Luigi, sei pronto a continuare? Direi di sì.
Va bene, allora, non ho altri consigli da darti. Metticela tutta, Luigi, sei potente. Ah! Oh no, 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 no! Oh oh, che è successo? Oh, la paura! Cartoni di pizza, cose! Tritiamo tutto! Scusate un secondo, guarda. Beh, zitta, un attimo, fammi spaccare questo. Senza nessuna ragione, a quanto pare. Luigi, let's go! E come dovrei fare qua? Ah, vabbè. Wow! Ma guardate come hanno realizzato questo gioco comunque, eh. Anche da queste piccole cose, è incredibile. Oh, e basta? Farmi via i colpi. Mi sa che è proprio lì sul tetto. Mario proprio senza problemi, senza ritegno. Là c'era un sacco di... di oro. Eccolo, sì, arrivo, arrivo. Ale, qualcos'altro? Come on, bro. Ma io voglio esplorare un po' qui intanto, però. Ah, mi sa che è proprio qui che devo andare io. Perché lì la scala era interrotta. Che figo comunque. Che ci siamo. Di qua cosa c'è? Il nulla assoluto. Ok, mi sa che siamo sul tetto. Yeah! Luigi, come on! Please, help! Luigi! Che belletta, sempre realizzate benissimo le cose, personaggi e non. Mi pare difficile che finisca così. E infatti, eccolo, va. Questo è l'unico che è veramente inquietante. Muahaha, devi essere proprio sicuro di te se hai il coraggio di affrontarmi, Luigi. Avessi dovuto darti la gamba finché ne avevi la possibilità. E invece sei rimasta e hai fatto di tutto per arrivare fin quassù. Sei un vero incosciente. Certo, hai percorso l'hotel in lungo e in largo grazie a quelle insulse invenzioni di Strambic, risucchiando tutti i fantasmi che hai incontrato. Swoosh, swoosh, swish. Eh? Ma il fatto che tu abbia catturato tutti quei fantasmi e battuto la proprietaria dell'hotel non significa che ci riuscirai con me. Quella malberta Crisantemi, che rabbia. Ti è fatta sfuggire i tuoi amici. Non sai quanto è frustrante quando qualcuno che è intrappolato in un dipinto riesce a liberarsi. Alberta Crisantemi, fantasmi, tutti degli inetti. Come al solito dovevo cavarmela da solo. Ne ho abbastanza, non avrò nessuna pietà per te, Luigi. Basta con gli intrighi e con i piani elaborati. Ora sperimenterai la forza brutta di Rebu. Finirete tutti in un dipinto. Insieme diventerete proprio un bel quadretto. Thank you.
È ciò che vi meritate. Il quadro è quasi completo. Forza, tutti insieme, il mio dipinto deve essere perfetto. Scusa per l'attesa, sei pronto? Non importa. Oh oh. Ma quelli, cioè, non si sono mossi proprio per niente? Ma li ha rintrappolati tutti quanti un'altra volta. Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un attimo. Mi manca uno, dov'è il settimo? Luigi, che cosa stai facendo là? Ah, non ne posso più di te. Vuoi combattere contro di me? Va bene, fatti sotto, Luigi. Sì, va bene, ok, chiacchiere, chiacchiere. È arrivata la tua fine una volta per tutte, eccomi. Ok, ci siamo. Vai. Dobbiamo affrontare Rebu. Ma vediamo che succede, però. Oh! Ok. Lui sembra ignorare completamente. Au! Ah, ok, questo è... qui devo saltare. Oh, magari... No. Ok. Queste palle qua io dubito fortemente che io possa rilanciarle in qualche maniera. Magari... però effettivamente posso spostarle, quindi qualcosa dovrei potergli fare. Allora, scusa, ma ritirargli le cose? Beh, mo vediamo comunque. No, eh? Ah, ok. Va bene. Cosa? Cosa gli devo fare? Non so cosa gli devo fare. Ah, aspetta, forse... No, non so cosa gli devo fare. Ah, dopo provo con quell'altra cosa, aspetta, un attimo. Ah, Warcraft 3 credo tipo martedì. Poi ci sono ancora un sacco di puntate sul secondo canale che non aspettano altro di essere viste. Devono essere ancora pubblicate alcune. Opla. Oh, oh, oh. Dai, su, comincia a tirare le cose. Ah, no, ok, no. Cioè, posso giusto scostare, però non è che posso prendere e riutilizzarle. Sarebbe stato bello, in realtà. Però... Niente, eh? Vabbè, sono riuscito a colpirlo una volta sola. Peccato. Forse devo aspirargli alla lingua. Vabbè, ma mo lo scopriamo. Adesso ci vorrà un attimino di pazienza per capire la dinamica. Il resto è tutto abbastanza chiaro. Esattamente. Vieni qua. Bellissimo.
È fatto da Dio questa cosa. È fatta veramente un sacco bene. La sensazione col pad è stata veramente figa, sapete? No. E mo? Veramente incazzato costui, eh? Oh, chi se la immaginava questa? Ok, va bene. Sì, sì, tira le palle, tanto non mi pigli. Oddio. Ho cominciato a essere un po' tantine, ok. Allora, comunque, l'aspirazione serve doppia. Buona sapersi la prossima volta. Wow! Cosa diavolo? No! No, che pallissime. Mi servono dei cuori. Dove li becco i cuori? Ok, vabbè, ma mi ha beccato la palla perché non potevo muovermi. Dai, 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 vieni qua. Fighissimo, veramente fighissimo. Oh oh. Si è un filino incazzato, mi sa, eh. Ah, ci vuole mettere tutto l'hotel? Oh oh. Non ci sono arrivato in tempo. Ah, però vabbè, le bombe le... ciao. Purtroppo è andata così, ragazzi. Però vabbè, c'ho ancora le ossa. Wow. È per colpire malissimo. Ma che bel casino comunque, eh? È motivatissimo. Ritirami le bombe. Minchia, non come prima però. Seguono per caso un certo pattern? Ah no, ma colpi... Ah, ma perché le lingue vanno su e giù comunque. Che palle. Questo è male. Allora, mo vediamo se risuccede la stessa cosa di prima. Ah dai. Come facevo a evitarla quella? Forse guardando l'ombra, in effetti. No, ok. Questa è quella, tra virgolette, normale. No, l'ho tirata male. Oh, sono cattivissimi comunque.
Dai, su, ritirami ste bombe, però, che palle. In questi momenti non posso fargli niente, e questo è il problema. Posso solo evitarlo e aspettare il momento che tira la bomba. No, no, no! Vabbè, non faccio in tempo a reagire. Allora, l'unica cosa veramente noiosa del gioco, come vi avevo detto, è il momento in cui... Oh, la miseria. In cui c'è poca vita e c'è sto battito che ti distrae veramente tantissimo. Questa è una fortissima rottura di palle. Ok. No! Perché non la... No! No! Ho sbagliato! Vabbè, intanto datemi i cuori. Ok. Perché non se l'è mangiata il maledetto? Ma alcune deviano anche? Alcune sì. Non è proprio prevedibilissimo al 1000%. Ok, di nuovo bombe, bene. Vediamo di... Wow! Ok, basta fare così. Ah, adesso sono quelle normali, credo. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Vieni qua, maledetto. Fatto? Mi sa che ho vinto. Prima questo. Oh oh. Non benissimo. Bellissimo lui. L'ho adorato per tutto il gioco.
Così? Mo bisogna ricostruire. E va bene. Ok, ragazzi, il gioco è finito. Luigi commosso che fa ciao ciao. Esatto. Questo gioco è stato veramente fantastico, ragazzi. Veramente tanto, perché boh, è fatto in una maniera, è fatto in una maniera che proprio mi ha colpito fin dal primissimo momento che l'ho visto, e non ha fatto altro che colpirmi proprio dal primo istante in cui l'ho visto, dal L'E3 2019, se non sbaglio, fino a in questo istante. È stata un'esperienza veramente fantastica, ragazzi, quindi sono molto 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 contento di aver fatto questa serie. Nonostante tutto, nonostante a voi non sia piaciuta poi così tanto, nel senso che i numeri non sono tutto questo che per questa serie, però sono comunque contento, perché abbiamo vissuto insieme un gioco veramente fighissimo. Dopo c'è il filmato finale, dopo i titoli di coda? Ah sì? Ah, ok. È l'unica cosa che so, ok, troppo bella e meritava una serie e le live. Pure secondo me. E sono contento che sia finito, perché da poi possiamo anche passare ad altro. Ma è un'esperienza che mi piace aver fatto e che mi piace aver ora, insomma, sul canale, ok? Perché possa essere recuperata all'occorrenza. D'accordo, ragazzi? Quindi, insomma, giudizio più che positivo per questo gioco, veramente veramente realizzato, pensato e in una maniera incredibile, e il feeling con il gameplay veramente fantastico. Poi ovviamente dipende dai gusti, cioè è un po' sempliciotto, magari è fatto per un ragazzino o addirittura per un bambino questo gioco, no? E per me, vabbè, è un'esperienza colorata che ho saputo apprezzare per le qualità tecniche e per la solidità di tutto quanto, e anche perché comunque è ispirato dal punto di vista artistico, c'è poco da dire. Però alla fin fine credo che non sia l'utenza principale, né per quanto riguarda me, né per quanto riguarda chi normalmente segue il mio canale. Però va benissimo così. Forse che hai ancora una piccola fanbase Nintendo. Sì, assolutamente. Io ho 30 anni e mi piace. Va bene. Sono d'accordo. Va bene, ragazzi, allora adesso vediamo se per caso si può mandare avanti. Ah, c'è un filmato? Vediamo. Ah, congratulazioni. Ah, rango B? Vabbè. Mi interessa molto poco il rango, ovviamente. Ah, sì. Ah, quindi abbiamo ricostruito tutto quanto l'hotel con l'aiuto dei fantasmi e di Luigi, che rimane lì, a quanto pare. Era così? Sì, mi sa che era questo. Mi sa che il filmato era questo qui, vero? E nient'altro. Sì, a quanto pare sì. A quanto pare sì. Va bene, ragazzi, allora. Posso dirvi, ripeto, che su due piedi è stata un'esperienza veramente fantastica. Per il resto, però, insomma, ci vediamo per la recensione, che spero di fare presto. Sono ancora un po' indietro, ho ricominciato a farle, ma devo mettermi più di buona lena e portarvele sul primo canale YouTube. Quindi seguitemi là se la volete vedere. Quindi, gente, io vi ringrazio moltissimo per aver seguito questa live. È stata una live in realtà breve, ma è esattamente quello che mi aspettavo che sarebbe durata, ok, all'incirca un tre quarti d'ora, un'oretta, per terminare il gioco al 100%. Bene, gente, allora, di nuovo, vi ringrazio per essere stati in live, grazie mille del supporto, grazie mille delle donazioni, degli abbonamenti, di tutto quanto. Noi ci vediamo con la prossima serie, ok? E con la recensione. Ah, e ovviamente questa sera stessa, fra all'incirca un'oretta, saremo in live un'altra volta, quindi, insomma, rimanete nei dintorni. D'accordo, gente? Di nuovo, grazie e mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, e abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, e se state guardando questo video su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Iscrivetevi anche al primo canale YouTube, perché è lì che ci sarà la recensione.
D'accordo, gente? Di nuovo, grazie a tutti per il supporto e spero che vi sia piaciuta questa serie. D'accordo, gente? Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. A presto, gente.